arriviamo oggi a riflettere su colei che in questi giorni abbiamo visto a pennellate, abbozzata attraverso le donne di Israele. E per prima cosa penso che dobbiamo rendere lode alla Santissima Trinità per questo lavoro che ha fatto in questi giorni in noi, perché lei, la Santissima Trinità, che ci ha fatto riscoprire e rivedere il dono di Maria Immacolata, della bellezza che ha nome Maria. Ed è una bellezza che mai finisce di affascinarci, che però riguarda non solo la Vergine Maria, ma riguarda la Chiesa, ciascuno di noi. Lo canteremo nel prefazio della solennità dell'Immacolata. Dio ha preservato la Vergine Maria da ogni ombra di peccato originale, perché diventasse degna madre del Verbo. In lei, creatura di intatto splendore, trova inizio la Chiesa, sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga. L'Immacolata è colei che è stata redenta in maniera privilegiata e insieme è anche il segno del progetto di Dio su noi. La Vergine Immacolata è l'aurora della redenzione. Di più, è la perfetta realizzazione del santo resto di Israele, di quei poveri di Yahweh, di tutti coloro che sono eredi delle promesse messianiche e anche dei portatori della speranza del popolo di Dio. La Vergine Maria è la prima creatura della nuova Gerusalemme e attraverso di lei ciascun uomo e ciascuna donna di tutti i tempi può contemplare il suo vero futuro, il fondamento della sua speranza nell'immortalità. E nell'Immacolata noi vediamo come risplende in maniera somma la bellezza della grazia di Dio, perché attraverso di lei noi vediamo la vittoria totale della grazia di Dio sul peccato e l'umanità, e dunque ciascuno di noi, è riportata alle origini della creazione. Se noi volessimo sintetizzare in una parola che cos'è l'Immacolata, noi potremmo dire così: Dio in Maria non ha fallito. Di più, Dio mai fallisce, e l'Immacolata ci ricorda proprio questo, che Dio non ha fallito. Dio non ha fallito come invece poteva apparire all'inizio della storia di Adamo ed Eva, o durante anche il periodo dell'esilio, o anche come nuovamente appare al tempo di Maria, quando Israele era un popolo che non contava più nulla, un popolo che era invaso da popoli stranieri e c'erano ben pochi segni riconoscibili della sua santità. Ma Dio non ha fallito. Dio non ha fallito nella casa di Nazaret, dove vive l'Israele santo, il resto puro. Dio ha salvato e salva il suo popolo, e da quel tronco abbattuto, secco, rifulge nuovamente la storia, diventando una forza nuova, viva, che orienta tutta la vita del mondo. Maria è l'Israele santo. E lei, dicendo sì al progetto di Dio, diventa il tempio vivente di Dio. Se ricordate il titolo che avevamo dato a questi giorni di preparazione alla solennità, era Nato da donna. Sì, perché è in quella donna che è la Vergine Maria. La Chiesa contempla colei che, dando alla luce Gesù, metterà nella terra un seme indistruttibile di bene, un seme della fiducia, un seme della pace, un seme che trasformerà tutti i secoli l'umanità intera. Ecco perché Maria è anche madre della Chiesa, perché diventa il modello, diventa il prototipo di tutti coloro che in Gesù e con Gesù
si opporranno al male vincendo col bene, di coloro che accoglieranno con fedeltà il progetto di Dio a favore dell'uomo. È stupenda quell'immagine quando, quasi alla conclusione del Concilio, San Paolo VI, con tutta la sua ieraticità, ma anche la gioia, disse: definiamo e proclamiamo Maria, Madre della Chiesa. E in una sinfonia quasi tutti i padri conciliari assieme si alzarono e sgorgò quell'applauso che non era un applauso umano, ma era un applauso per riconoscere in Maria proprio questo prototipo della Chiesa, di quello che la Chiesa vuole ed è chiamata sempre a diventare. Noi conosciamo molto bene come lavora la tentazione in noi. Ci cova dentro un sospetto, il sospetto dei sospetti. E qual è? Che Dio, in fin dei conti, ci tolga qualche cosa dalla nostra vita, che Dio sia un concorrente che limita la nostra vita, la nostra libertà, e che noi, in fin dei conti, saremmo pienamente umani soltanto quando l'avremmo accantonato. L'uomo vive nel sospetto dell'amore di Dio, quasi che Dio voglia creare una dipendenza. E allora ecco che nella tentazione l'uomo vuole sbarazzarsi di questa dipendenza per essere pienamente se stesso. L'uomo non vuole ricevere da Dio la sua esistenza e la pienezza della sua vita. Vuole egli stesso, come abbiamo visto il primo giorno nei nostri progenitori, attingere dall'albero stesso della conoscenza, il potere di plasmare il mondo, di farsi Dio, elevandosi lui stesso, di vincere con le proprie forze la morte e le tenebre. Non vuole contare sull'amore di Dio, egli conta unicamente sulla conoscenza. E nel fare questo, egli si fida della menzogna più che della verità. La Vergine Maria è tutto l'opposto, la sua immacolata concezione è tutto l'opposto, il suo essere madre della Chiesa è tutto l'opposto, il suo essere madre di Dio è tutto l'opposto. Maria sperimenta che l'amore non è dipendenza, ma è l'amore di Dio, è un dono che ci fa vivere. E Maria è madre della Chiesa perché proprio nella sua immacolatezza ci addita a diventare ciò per cui noi siamo creati. Certamente la perfezione originale che ha la Vergine Maria non deve farci pensare che la sua vita sia stata facile, diversa dalla nostra. Ha conosciuto certamente le difficoltà quotidiane, l'oscurità delle prove che la fede comporta, e ha sperimentato non meno di Gesù la tentazione e anche le sofferenze delle lotte interiori. Davvero Maria è madre della Chiesa Immacolata perché ha condiviso, eccetto ovviamente il peccato, tutto quello che appartiene alla nostra condizione terrena, e perciò è vicina a noi. Si china su noi con quella tenerezza di madre per aiutarci non in quelle cosette che noi tante volte la invochiamo, ma per aiutarci nella cosa più grande e più bella che il Padre in lei già ha compiuto: diventare santi e immacolati nella carità. Dopo Dio c'è un altro personaggio che contempla la bellezza dell'Immacolata per primo, ed è l'Arcangelo Gabriele. Quando, salutandola, rallegrati o piena di grazia, vede in lei la bellezza del suo essere immacolata. Vi do un compito da fare, voi che siete qua in questi giorni,
Entrate nella Porziuncola, guardate quella bellissima pala d'altare dove c'è appunto il racconto dell'Annunciazione. Guardate la Vergine Maria. Ripetete quelle frasi dell'angelo: rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. Ma non ripetetelo così a pappardella. Ripetetelo sentendo e dicendo nel cuore: voglio contemplare la bellezza della sua immacolatezza. Vedrete, ecco che là capirete e capiremo in profondità che cosa vuol dire che la Vergine Maria è immacolata. E Maria, al termine di questo colloquio che ha con l'angelo, dichiara una cosa, la cosa più bella, di volersi lasciare plasmare e possedere dalla parola, dalla forza della parola, di voler essere discepola fedele di Cristo, tutta relativa a Gesù e alla sua missione. E in questo modo l'Immacolata ha permesso alla grazia di invadere il mondo e di creare quella umanità rinnovata di cui Maria è l'icona più bella, bella di una bellezza incomparabile. E noi non possiamo separare il contemplare Maria come Immacolata e come Madre della Chiesa, perché è un invito forte a vivere la sequela fedele e amorosa di Gesù, nostro tutto. Diceva bene Sant'Agostino: è più grande per Maria essere stata discepola di Cristo che non la madre di Cristo. E noi abbiamo molto bisogno di contemplare la Vergine Maria come discepola di Gesù, di contemplare la sua fede. Perché? Perché il mondo ha diritto di vedere in noi cristiani che la fede illumina la vita, la trasforma, pur non sottraendola alle difficoltà. E dobbiamo impegnarci a vivere la fede, quale prolungamento di quella della Vergine Maria. E per fare questo noi dobbiamo dare spazio allo Spirito, come ha fatto lei, perché i misteri di Dio dilaghino in noi, perché la parola ci possegga e ci plasmi. E Maria, Dio, imprime la propria immagine. Quale immagine? L'immagine di colui che segue la pecorella smarrita, fin nelle montagne, fin tra le spine dei peccati di questo mondo, lasciandosi alcune volte anche ferire dalla corona di spine di questi peccati, però con l'unico desiderio di prendere le pecorelle sulle sue spalle e di portarle a casa. Maria, come madre, compatisce. E Maria è la figura anticipata, ma è anche il ritratto permanente del suo figlio Gesù. E così noi vediamo che anche l'immagine dell'Addolorata, di cui abbiamo parlato, se ricordate, le lacrime di Maria, di questa madre che condivide la sofferenza e l'amore, è la vera immagine dell'Immacolata. Il suo cuore, mediante l'essere e sentire insieme con Dio, si è allargato. In Maria la bontà di Dio si avvicina a noi. Ecco che allora Maria sta dinanzi a noi come segno di consolazione, di speranza. Ma Maria, in questi giorni, che cosa ci ha detto? Non ci ha fatto lezioni di teologia, ma ci ha detto sostanzialmente questo: abbi il coraggio di osare con Dio, provaci, non avere paura di Lui, abbi il coraggio di rischiare con la fede, abbi il coraggio di rischiare con la bontà, abbi il coraggio di rischiare con il cuore puro, compromettiti con Dio come ho fatto io. Allora lo vedrai, vedrai che proprio con ciò la tua vita diventa ampia, illuminata, non noiosa, ma piena di infinite sorprese.
perché la bontà infinita di Dio non si esaurisce mai. Questo ci consegna Maria. E voglio concludere oggi con una preghiera che tutti i giorni ho rivolto al Signore per me e per voi dentro la porziuncola prima di presiedere il Vespro. O Vergine Immacolata, tu che hai conservato il tuo cuore trasparente a Dio, donaci il desiderio di convertirci, di ritrovare la grazia di Dio, di vivere sotto il tuo sguardo. Tu che sei tutta bella della bellezza di Dio, rivelaci sempre più pienamente il mistero del tuo Figlio e della Chiesa, e fa che la bellezza della grazia non cessi mai di attirare i nostri cuori. Amen.